70 interventi tra revamping e nuovi impianti, 26 dei quali al sud, per rafforzare la filiera industriale del riciclo dei rifiuti in carta e cartone e consolidare la leadership italiana nel panorama europeo dell'economia circolare, a patto di garantirne la messa a terra nel rispetto delle serrate scadenze del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questa è la sfida che si apre per il settore cartario dopo la chiusura della fase di selezione e approvazione dei progetti destinati dei fondi messi a disposizione delle imprese di comparto dal PNRR. 128 milioni di euro che diventano 466 se sommati alla quota di investimenti propri che sarà mobilitata dai soggetti proponenti, come emerge da una ricerca di Nomisma per il consorzio Comieco. Investimenti che stima l'Istituto porteranno dal 33 al 45% l'aumento dell'occupazione nel settore nel periodo tra 2021 e 2026. Il PNR ha funzionato come un additivo alla capacità e alla volontà di investire da parte del settore. Noi stimiamo che ci sia un incremento di investimenti potenziale legate a questo programma del 21% annuo. La quota maggiore dei finanziamenti, 242 milioni di euro in totale, sarà assorbita dagli interventi sulle cartiere concentrati per oltre la metà nord, con 20 progetti di miglioramento di impianti esistenti e due nuove installazioni. Poco più di 172 milioni di euro andranno invece al settore del trattamento dei rifiuti cartacei per finanziare 46 interventi, 33 dei quali al centro-sud, di cui 22 per nuovi impianti e 24 per l'ammodernamento di strutture esistenti. In ultimo, due progetti dal valore di quasi 52 milioni di euro punteranno a migliorare il trattamento degli scarti di cartiera, il cosiddetto pulper, contribuendo a tagliare i costi economici e ambientali dello smaltimento finale. Grazie agli investimenti sugli impianti di recupero dei rifiuti cartacei, lo studio stima un incremento della capacità di trattamento della filiera di oltre 700.000 tonnellate, capace di offrire nuova collocazione alle quantità di rifiuti che si stima non vengano ancora intercettati dalle raccolte differenziate dei comuni, pari a circa 830.000 tonnellate, di cui 440.000 al sud. I nuovi impianti di trattamento, sommati all'aumento della capacità produttiva delle cartiere, consentiranno di migliorare quantità e qualità della carta recuperata, consolidando le performance d'eccellenza della filiera italiana, che con oltre l'80% di riciclo ha già raggiunto e superato l'obiettivo europeo vincolante del 75% al 2025. La sfida ora è quella di garantire che i progetti per la carta non restino sulla carta, visto che l'orizzonte temporale fissato dal PNRR prevede l'affidamento dei lavori entro dicembre di quest'anno e il completamento delle opere entro il giugno del 2026. Questo sarà il tema rilevante che abbiamo di fronte, cioè fatto tutto e fatto direi bene questo percorso, adesso entriamo nella parte che riguarda l'apertura dei cantieri. E penso che su questo dovremo concentrare l'attenzione partendo sempre da un presupposto che è quello di sistema. 2026 sembra lontano, ma in realtà è dopodomani. Dobbiamo veramente lavorare stretti perché l'iter di approvazione, finanziamento e autorizzazione che prevede il piano PNRR non è scontato.